la Murgia come cuore della tradizione pugliese, che potrebbe in qualche maniera essere una sorta di polo d'attrazione anche delle altre identità pugliesi. Certo. Penso alla Daunia, penso al Salento, in una prospettiva delle prossime edizioni di Murgiamo, che naturalmente avrà al centro sempre e comunque il territorio centrale pugliese, ma che può aprirsi a contaminazioni con le altre facce della Puglia. Sì, questo è in assoluto il nostro credo. Tanto è vero che già da quest'anno noi abbiamo creato la vetrina delle eccellenze. Nella vetrina delle eccellenze non c'era assolutamente un limite di partecipazione, cioè c'è una mosca che vuole partecipare, che non so come fare. Non abbiamo posto nessun limite alla partecipazione, quindi tutte le aziende che secondo un nostro sistema diciamo di giudizio, un metodo di giudizio, rappresentavano un'eccellenza sono state invitate. Qualcuna ha creduto utile partecipare, altre meno, ma sappiamo tutti che non è il momento più favorevole. Molte aziende poi vengono così tanto sollecitate che non riescono poi a riconoscere quando un evento vale e quanto un evento è autentico. Ed è un po' lo spirito quello di voler mostrare l'autenticità del nostro, per poter poi investire e far investire nel futuro, cioè, ma non investire perché devono sprecare dei soldi, no, per creare delle sinergie. Io credo che se le sinergie vengono veramente fatte per funzionare e non solo per essere raccontate, cioè da questo territorio si può ottenere sicuramente tanto di più. Io dico sempre, la Murgia già di per sé è una mostra a cielo aperto, cioè basta guardare anche solo delle rocce affioranti, troppo spesso riescono a realizzare delle sculture che probabilmente magari uno scultore professionista ci metterebbe tanto tempo per poterle immaginare. I colori della Murgia sono straordinari e poi quello che proprio è stratosferico sono la qualità dei prodotti naturali che ci nascono. Cioè io spesso mi diverto a giocare anche con gli chef quando gli dico, a proposito di chef, ne avevo dimenticato uno che magari è il più estroso, che è Antonio Buffi di Italy di Bari, mi sembrava doveroso. Ma ho detto, ne ho dimenticate altri, Chiaperino, Di Mauro, cioè sono, purtroppo ce ne sono stati tanti, Clemente, ce ne sono stati altri che sicuramente ho dimenticato e mi scuso con loro, però siamo anche a fine manifestazione e sono davvero cotto. E dicevo, quindi dico spesso agli chef, magari comprate delle erbe dalla Provenza, magari il timo è uno di questi, e molti di voi non sanno che calpestando la Murgia calpestiamo quasi sempre migliaia e migliaia di piante di timo, perché il timo sulla nostra Murgia è una delle, è una delle migliaia di piante spontanee che popolano la nostra. Ma stasera l'acqua sale di Pietro Zito, sì, è stata una, come dire, un inno all'identità pugliese e alla sua essenzialità popolare. Ma questo è proprio il segnale di forza, no? Cioè un piatto semplice come l'acqua sale, però che rappresenta la tradizione in tutto tondo, realizzata da uno chef bravo come Pietro Zito, che da anni continua a giocare, perché dico a giocare perché poi... Ma fa ricerca, sì, anche. Lo so, dico a giocare nel senso vero della parola, nel senso che perché si diverte, ma certo. E quindi quando una persona fatica e si diverte potrebbe essere anche considerato un gioco. Dico, la sua ricerca è totale. Io poi nel caso di Pietro sono anche un po' fazioso, perché Pietro lo conosco veramente da tanti anni, da quando lui era ragazzino, cioè quindi da molto prima che aprisse il suo locale, quindi per me vedergli fare queste crescite continue
e l'ultima di Tokyo è assolutamente una cosa impensabile, cioè pensare che dei signori del Giappone pensano di venire a copiare integralmente un locale di Montegrosso, che è una frazione di Andria, per poi riportarla così a Tokyo, è sicuramente una cosa straordinaria. Un segno di gratificazione. E tra l'altro fa capire quanto la Murgia può essere capita di più, no? Certo. Magari noi stessi in Puglia troppo spesso non diamo la stessa importanza a questo territorio. Però mi piace ritornare sul discorso di come far crescere la Puglia. A parte che la Murgia non è solo quella che noi intendiamo come Murgia Barese, perché poi in realtà la Murgia è lo scheletro di quello che